fantastico. Allora, la legge, quella che, in cui noi diamo le carte, diciamo chi fa cosa, adesso che tempi avrà? Questo non è chiarito, perché cioè, aveva una tempistica che è tutta Grazie. slittata dal fatto che non c'era accordo. Su questo non c'è una Ma certezza. pensiamo che possa andare al collegato, sta roba qui o no? Però, Claudio, te lo ridiciamo Va quando, appena diciamo, c'è stato un chiarimento anche tra le bene. regioni. Ok. Magari proprio Possiamo quest'anno, voglio venire. dire, non chiamiamolo collegato, eh? Non so. No, per evitare le problematiche dell'anno scorso, secondo me è anche giusto che a fine anno facciamo omnibus. No, adesso indipendentemente dalla questione della provincia, Ma no? noi non abbiamo sempre messo solo le questioni che sono collegate direttamente con la natura finanziaria, poi L'anno scorso c'è stata la anche i polemica, se vi consiglieri. ricorderete, Eh no? sì. Con tutte le norme sul piano casa, l'urbanistica e quant'altro, Ma non è già che ci siamo. polemica, quello è il collegato alla Vabbè, finanziaria, facciamo noi qualcos'altro ci anche, imbuchiamo di tutto. però No, questo in sì. teoria cioè, avrebbe un Beh, senso che si questo inserisse. parliamo, dai. Allora, numero 4, il vicepresidente, indirizzi per il miglioramento dell'offerta di servizi nell'area del percorso NAFI del sistema di assistenza pediatrico. Numero 5, vicepresidente, stanziamento anno 2014 in favore delle farmacie a basso Va bene. fatturato, a favore delle aziende, di 86.000. Poi dalla 6 alla 11 sono rinnovi di accreditamento di diverse società immobiliari, le farme, fondazioni di religione. Poi numero 12, il vicepresidente, approvazione progetto regionale prevenzione allergie, intolleranze alimentari e celiachia. Numero 14, l'assessore Boitano, una rescritta, deliberazione 827, programma di rigenerazione urbana per alloggi a canone sostenibile, programma per alloggi genitori separati, anziani, ultra 65 anni, approvazione schemata aggiuntiva all'ADP. Questo è un aggiuntino all'accordo di programma con il Ministero per poter poi avere l'erogazione del contributo. Numero 15, Assessore Buccinelli. Approvazione programma annuale degli interventi per la tutela dei consumatori 2014, articolo 6, legge regionale 6 del 2012, euro 70.000, impegno di euro 56.000. Numero 16, Assessore Buccinelli. Approvazione delle disposizioni per le operazioni di credito agevolato e di locazione finanziaria agevolata a favore delle imprese artigiane della Liguria. E questa è una pratica di un certo significato, nel senso che noi abbiamo fatto la nuova gara per l'affidamento del servizio di Artigian Cassa. Nel nuovo regolamento ci sono due novità, una di procedura e una di contenuto abbastanza significative. Quella di procedura è un grossissimo processo di semplificazione perché spariscono tutti i moduli cartacei e viene gestito tutto in maniera online. La seconda di sostanza è che la percentuale di abbattimento del tasso di interesse lo eleviamo dal 40 al 90%, quindi è un abbattimento quasi totale del tasso di interesse che l'azienda contrae nei confronti, stipula nei confronti della banca. Quindi è un miglioramento notevole in termini di procedura, in termini anche di risorse. Poi venerdì prossimo faremo una scheda, l'argomento strategico della giunta sono le politiche artigiane, quindi lì daremo un po' Se l'informazione volevo più dire completa. questo, venerdì fai questo e anche io poi l'impresa. L'impresa facciamo venire con l'impresa della moda. Vai, qui ci vestiamo tutti. Di Sogeros. Facciamo il punto sulla casa degli studenti che hanno in 10 anni hanno doppiato i posti da 600.000 rispetto ai risultati. Ovviamente molto di più con l'investimento per 5 anni negli scuoli per i motivi, diciamo, avendo le spese quando c'erano. Manca una sostanzialmente di nuova che si apre il prossimo anno, è quella di salita neve, poi ci sono ancora due nostre ristrutturazioni in corso programmate, una che presentiamo oggi che è a Firenze di Lido, no? E una che è di Asiago. Oh, no.
anche altri posti. Io lo voglio vedere, sono... Numero 18, Assessore Rossetti, adempimenti per le borse di studio previste dall'articolo 12,1 lettera B, legge regionale 15 del 2006, norme di interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione. Numero 19, Assessore Vesco, che ha delegato all'Assessore Guccinelli, proroga al 31 dicembre 2014 le disposizioni attuative per l'organizzazione dei servizi per l'impiego già approvate con il GR 561-2013, a valere sul POCOROP SE, a favore delle province di Genova e Savona, impegno di euro 1.163.333. Poi una proposta del Presidente, una proposta al Consiglio, proposta al Consiglio regionale, Assemblea legislativa. La 20. Numero 20, proposta al Consiglio, Assemblea legislativa, di ulteriore integrazione al calendario venatorio regionale. Ecco, il problema è che sta qui, deve andare a martedì, che non ci sarà, io devo andare a martedì. Sì, l'ho fatto. Non ti potevo vedere, perché la puoi gestire te. Sì. No, no, scusate, sto parlando di una cosa. Sì, 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 vado io. No, vai in commissione. Che è lunedì. Ma poi la puoi gestire anche il consiglio. Bisognerebbe sentire Claudio, avere la sicurezza che lui ci sia. Mi torna oggi a luna, sì, che sia. Che non sia, perché martedì c'è commissione a volte. Dai, vai. Sentilo un po', vedo il posto, potesse mangiare per una volta un funzionario. Vero, sì. Quali. Io ho il lunedì, direzione martedì, mi sono messo un po' di cose martedì, non so mai poi di sospetto che abbiamo l'inaugurazione di qualcosa. Che volevo fare due o tre cose romane, vedere Moretti, film meccanica. Vabbè, dai, vedi, comunque, per la caccia ci pensi tu. Te? Come siamo messi a proposito di caccia? Sì, aspettiamo uno dei brevetti che servivano per adeguare questo punto il calendario della Liguria con il pronunciamento del ma andiamo il 16 in consiglio? Andiamo martedì, andiamo lunedì in commissione, martedì in aula. Io credo che non prima abbastanza diciamo il consenso. Dopodiché, arriva il Consiglio di Stato, no? Dopodiché, però non ha ancora lo so, ma lo è facile prevedere che sarà presentato. Prima che ne ci pensiamo un po', perché noi non potremmo fare la legge, giusto? No. Dico con due M. Però di fronte a una cosa come l'anno scorso, ma cosa succede se la facciamo la legge? Ci sono due pronunciamenti che proprio impediscono. Cosa facciamo? Non c'è un, non è prevista una sanzione automatica, c'è il pronunciamento del divieto. Allora, io sono l'invito a pensarci un po' anche, se manca dei giuristi, insomma. Perché una legge, diciamo, che ti faccia fare con legge ciò che è vietato via amministrativa è una cosa fraudolenta. Ma una cosa che ti viene fatto con legge, perché, se, perché ti impediscono di fare per via amministrativa, corsi, eccetera, ciò che invece poi alla fine viene dichiarato assolutamente legittimo, ha una sua cosa diversa. Una legge che dica queste norme valgono da oggi al pronunciamento del Consiglio di Stato. Spiegato? Sono stato in campagna quest'estate. Non si paga. Ci pensi è la saggezza popolare questa, eh? Dico io ho un diritto, se seguite il ragionamento che fanno questi contadini, io ho un diritto, pago. Tu fai un calendario che è tardi, dopodiché questi qui vanno al Consiglio di Stato, trovano uno che inaudita l'altra parte, come si dice, la sospende, poi regolarmente va in consiglio e perde. Però a questo punto io ho perso il mio diritto per cui ho pagato. E avevo ragione, chi me lo restituisce quella fare lì? Non è che questo qui fa qualcosa, questo giudice, un po' di responsabilità di giudice. Allora, la legge che
sottrarre al Consiglio di Stato o al TAR, diciamo, la materia amministrativa fraudolenta, ma una legge tampone, diciamo, pronto, che dice io la reputo valida fino al giorno pronunciamento del Consiglio di Stato, perché non voglio che mi resa un diritto, una sospensiva ad Minchiam, come diceva Scoglio, no? Ci sarebbero però, insomma, cioè io la... È udita? È udita, voglio dire. Leggermente, perché insomma, no? Cioè, sì, una legge, voglio dire. Sì, ho capito il ragionamento, però giuridicamente c'è proprio uno scontro tra poteri, tra potere legislativo e potere giudiziario. Una legge che disattiva un potere, anche se sospensivo e parziale, quant'altro, di un potere giudiziario, per me c'è la... A parte che le impugnano subito, però... Sì, no, ma per l'amor di Dio, però, insomma... Questa è una legge, no, che se una legge così in materia penale potrebbe dire la stessa cosa. Senti, no, no, però ti metto in galera, però aspettiamo. Si comportano di nuovo. Ma no, ma per l'amor di Dio, ma è forse un ragionamento formale, ecco. Chiaro, perché è sospensiva, diciamo, cosa paga? Niente. Infatti, capisci che se però fosse una cosa che dici, beh, due mesi dopo il diritto è mantenuto, ma il diritto lo sei giocato in quel giorno, il diritto paghi per un diritto che poi da il consigliere dice che avevi, ma nel frattempo tu lo sei fumato, quindi non la macchina. Il problema è di sistema. Se una legge vuol dire, insomma, se me la impugnano, no, non danno un secondo dopo, ecco. Pugno politicamente non è sempre. Pugno non c'è dubbio, diciamo. Io non ho dubbio. Problema che l'attesa del pronunciamento la cosa, prendiamola di qua. Noi facciamo come fanno loro. Perché questi pezzi per loro sono anche quel taglio, certo? Sì, ma è strumentale, quindi quello sono d'accordo. Capito, se no il sistema di difesa esiste. Io ho capito, però farlo per una come legge, come deve essere, sanzionata l'offesa? Direi che non ci siamo proprio sulla costituzionale. Ecco, sanzionata, perché tu dici, io diritto e io lo dico. E poi l'offesa deve essere in atto, così, ed è sì, in atto. Sì, ho capito. Quindi non la faccio prima la legge, la faccio una offesa in atto. Avvocato, ma non sei coraggiosissimo. No, no, non è così. Non è così coraggiosissimo, per amor di Dio. Cosa che avremmo dopo la citazione latina di Scoglio, ovviamente a favore della legge prosecco del Giro Scoglio. Sì, sì, lo so. C'erano 27 nuovi dibattiti di calcio d'angolo, un giorno elenco 26, e poi c'è l'ultimo, è Benicchia. Non lo ricordo. Ma non lo chiedo, la capita. Quando lo butti dietro. Parte. Va bene, andiamo avanti, dai. Allora ci vuoi fuori. Sarebbe una cosa molto popolare. Oh, no, c'è popolare. Sarebbe una cosa che avrebbe un bene salto nazionale. Ma scusa, è una difesa legittima di interessi legittimi. Cioè, ma perché questo qui che paga non può stare diritto, questo qui che gli altri non paga niente. Si paga un tesserino, c'aveva ragione, la gente che c'aveva, poteva farlo. Ma te lo dicono quando la stagione è quasi finita. E quello che gli hanno pedito non paga la mano. Così funziona, così si è fatto bene, è andata in campagna. Sì, è stato... sono le cose che un po' che mi sento dire, è stato un mese alla beccaccia che mi sento dire le cose. Andiamo avanti, allora, streaming intanto è rimasto, quello c'è. Ah, fuori sacco. E si sa che contrario è cascino. Sì, in effetti io non vado a caccia, però... Ma neanche io, però... Ma come sono sono... No, invece ho un apprezzamento... Solo per difendere i diritti. No, invece ho un ragionamento prettamente giuridico. No, ma so, adesso deve stare... No, poi, per amore di Dio. Non è venuto apposta, è stato malato, infatti mi ha chiamato, ho detto non vedo sto male, adesso ho capito. E Rossetti ha preso il posto di Barbagallo. E Rossetti è proprio da vicino, non ho capito perché. Allora, fuori sacco, assessore Paita, lavori urgenti per l'asfaltatura di un tratto della strada provinciale 61 Vernazza, San Bernardino Fornacchi, nel tratto tra il Bibio con la strada provinciale 63 al centro storico di Vernazza, impegno di euro 15.000. Mi astengo. Astenuto. Vabbè, si è capito.
Sassotto, un gambo tedesco, la provincia, la strada di Vernata c'è un pezzo, no, la il tedesco si è alzato una gamba, avevamo 15.000 euro per ripararlo e gli vediamo, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Poi, assessore Paita, fondi articolo 1,112 legge 27 dicembre 147 del 27 dicembre 2013, legge stabilità 2014, piano straordinario di tutte le gestioni della risorsa idrica, approvazione schema, accordo di programma quadro. Allora, premesso che sul tema Borghetto c'è ancora discussione, eccetera, e la prossima settimana noi faremo una serie di passaggi per riuscire a capire un po' meglio come è l'indirizzo. Comunque, al momento, a decisioni assunte e non reversibili, proviamo a recuperare dei fondi APQ per riuscire a realizzare il depuratore. E vi informo... siccome l'avete sentita in macchina con la Gabriella, ho dato per scontato una serie di cose. Comunque risottolineo a Renzo che comunque ci mancano 2,5 milioni circa, per i depuratori, quindi quella qua facciamo la discussione, certo. Bisogna un attimo tira fuori la gara. Approfittiamo un po' per socializzare la chiacchierata fatta in macchina, ne parlavamo di Giulia, allora vediamo se la posso riassumere così. Ecco, non vado a avere problemi, giusto? Va di su, giusto? Ma Paolo, ci facciamo fare da cos'è militare l'altro, una specie di timing adesso, perché lì troppo alto. Diciamo che a Paolo dipenderà ormai solo dai TAR, in questo caso TAR, nel senso che è quasi automatico che si rivolga nuovamente, però siccome vi si erano già rivolti al TAR, disse delle cose, vi rendete molto conto, siamo fiduciosi, sì. Invece, spiegate bene, diciamo, a tutti le due cose del ponente, cioè Borghetto e Imperia, che mi sembrano molto belle. Mi sembrano Imperia nel senso di collettamento Imperia e Borghetto nel senso di collettamento Borghetto. No? Vabbè, su Borghetto, parlo un attimo di Borghetto, poi magari Gabriella fa l'altra parte che si è aggiornata di me. Su Borghetto non c'è un'unanimità di vedute rispetto ai comuni nuovi, perché il timore, diciamo, che i comuni hanno è il fatto che l'ingresso di questo investimento su azienda possa, diciamo, far lievitare le tariffe, ok? E quindi c'è una sorta di levata di scudi da parte dei comuni limitrofi. Ora, siccome al momento non ci sono soluzioni alternative, e comunque per noi è più convincente questa, noi vorremmo andare avanti su questo indirizzo e le risorse che recuperiamo, diciamo, con questo provvedimento di oggi sono finalizzati. Perché qui sono sicuri i soldi, sì. Questi sì. In più poi si rilassa. Comunque la prossima settimana verranno parte di questi soggetti a parlarmi delle loro perplessità e anche, diciamo, a ipotizzare il famoso provvedimento a stralcio. Cioè loro dicono: non facciamo tutto, ma facciamo almeno una parte, okay, di questo intervento che possa metterci al riparo nelle infrazioni comunitarie, perché comunque in ogni caso nella logica attuativa sarebbe la cosa in più, diciamo, in più parte. Però questa è un po' la loro osservazione. Ora, quadro più dettagliato ve lo do dopo che sono venuti. Comunque per il momento noi abbiamo sempre ribadito il principio che per noi questa è la soluzione e si va avanti così. Mentre su Lavagna la vedo molto più complicata, nel senso che la posizione del sindaco è difficile. Quindi ora la logica che dobbiamo cercare di mettere a punto è se esiste un'alternativa su Lavagna in grado comunque di collettare tutta la zona, perché quello che vorrebbe fare Lavagna è di fare un intervento solo per sé
e questo in questo momento sì, per quella parte lì. Quindi questo dobbiamo, anche tu mi devi dare una mano, nel senso che la logica di... La lavagna per fortuna non è in quelli... No, no, ma lo dicevo per dare una idea. No, volevo dire che non è di quelli soggetti in infrazione. Non è, però io sulla colmata sono disponibile a rivolgere una... Sì, sì, siamo in una fase un pochino più indietro. No, lo dico perché sono lì. Va bene, invece altro. Ma scusate, però prendiamo un attimo un po' detto. Adesso in macchina dicevamo che l'idea è quello che fa l'intervento sia la provincia, giusto? Ma adesso cosa si fa? Si formalizza un atto, lo fanno, basta. È questa deliberazione? Sì, anche lì. Quindi qui non è solamente un documento finanziario, è anche di indirizzo. Sì, sì, però abbiamo detto in macchina che se per caso dovessero, ora intanto noi salviamo le risorse, poi se dovessero esserci cambi di impostazione, ovviamente non auspichiamo, lo rivediamo dopo. Va bene. Imperia. Imperia c'era il problema dell'allacciamento a, appunto al depuratore di Imperia dalla parte di Anima Regina. Che si farebbe in due lotti, di Anno subito e Andorra dopo. Certo. Con un progetto che è stato verificato, è già, diciamo così, idraulicamente coerente con Andorra. La parete rilievante, mancano, come diceva l'assessore Paita, quindi c'è la necessità di rifarci sul fatto, in quanto loro aspettano una risposta in questo senso per... Ma in tariffa, una parte va in tariffa. Sì, sì, no, tutta una parte va in tariffa. Aspettano una risposta in questo senso proprio per partire con la gara, perché loro sono... Va bene, allora Enzo, su questa cosa facciamo una cosa un po' specifica. Sì. Ti assumo un po' la vicenda depurazione. Allora, Levanto va per conto suo, partita. Ecco, va per conto suo, partita, non c'è bisogno di soldi. A Paolo dovrebbe andare, ma a tempi incompatibili con questa programmazione di tempi fasse, comunque alle spalle, quindi abbiamo un progetto forte, e quindi se ne parla il FAS 14-20. Ok, Borghetto prende per il momento, diciamo, oltre al comune già previsto al Benga, ma credo che riusciamo a fare adesso da regalarsi per il Benga, comunque diamo un segnale forte, salvo, come dire, diversi eventualmente che dovessero emergere, ora stiamo a questo. Con questo atto qui stabiliamo che recuperiamo 4 milioni dal Ministero e chi fa cosa? Imperia prende Vianese e Andorra tranne il Pestico, ma adesso prende Vianese, e quindi ciò che manca rispetto ai 4 milioni di qui, rispetto al piano tariffario e così via, non fossero due parti, una parte sola, questo lo vedete voi, una parte sola, c'è cioè solo Imperia, bisogna che vada lì, secondo i milioni che adesso non sta partita, ragazzi. Va bene? Due e mezzo. Se no recuperavamo questo. Ah, scusa, allora. La cosa mia che non sono stata. Ora quanti vi? Circa due. Va bene, andiamo. Allora, dell'assessore Boitano, riattivazione della procedura web per la presentazione di proposte progettuali da sottoporre al Fondo Ausi Sociale Liguria. Ci sono richieste da sottoporre al Fondo, allora dobbiamo riattivare la procedura per poterle sottoporre poi al Fondo Sociale Ausi Liguria. Per riattivare la procedura web. E fa una comunicazione dell'assessore Rossetti.
in relazione all'attribuzione a titolo gratuito in proprietà della Regione Liguria di beni dello Stato in attuazione dell'articolo 56 bis del decreto legge 69 del 2013. De Manio ci ha risposto perché noi avevamo fatto un elenco di cui avrete sicuramente memoria di beni che noi vogliamo riprendere. Alcuni esiti, diciamo così, negativi nascono dal fatto che i beni sono stati richiesti dai comuni che ai sensi di legge hanno priorità. A noi daremmo l'ok per tutti questi beni ad esclusione di due. Uno è un lastrico solare che richiede, rende meno di quanto costa ed è in Loano. L'altro è un appartamento di una Val Scrivia che è in Accademia, insomma, una cosa che è sufficiente, che è meglio di terra per non avere maggiori conseguenze. Sono dato una risposta parzialmente soddisfacente perché noi avevamo chiesto la caserma Garibaldi, come delle caserme di Arsen, e non hanno detto di no, però ci hanno detto che c'è un regime di tutela di bene culturale, per cui oltre a loro bisogna avere anche il MIBAC, quindi la procedura va avanti, non ci sarebbero ostacoli, però non è nell'elenco. E se volete vi faccio una fotocopia oppure no. E allora vi dico i positivi che mi sembra. Abbiamo un terreni, abbiamo dei terreni che sono poco importanti, abbiamo a Zoaglio l'ex demanio marittimo, no, non era in quelli indicati, abbiamo un povero, sono tutte cose, come dire, sei magazzini in Ceriana, abbiamo lo stabilimento balneare, quindi a Zoagli, io farò il corso da bagnino, e ma ci sono le primarie, aumenteremo, spero di no. Devo fare la godola, ti arrivo. Poi abbiamo dei... Vabbè, ma il brevetto del bagnino non ha limitazioni, non ha rispetto, insomma, quindi chi vuole può prendere il... Abbiamo un posto auto a Loano, cose così, insomma, non abbiamo cose... Bene, avanti. No, no, che meraviglia. Scusate, l'altra volta io avevo fermato con la delibera della ASL sugli investimenti, che poi ho verificato e non c'è. Ma perché avevo il presidente di rimandare al 19. Pensavo che volesse avere un altro, invece va bene. No, allora io l'ho verificata con i rotti, non c'era, diciamo che sono fondi che riguardano l'ospedale San Paolo e quindi non possono essere, diciamo, ridistribuiti su altre progetti. Rimane il problema che nessuna programmazione alla fine, scusa Franco, è stata inserita là il famoso finanziamento per gli alloggi della foresteria per i disabili a Pietraligure, ma in ogni caso lì non ci può entrare, però era l'occasione per segnalare che la guarda c'è un po' di venerdì, poi la porta Claudio, così magari ti dice qualcosa. Il problema è trovare i fondi dal fondo sanitario. È arrivato il titolare. Eh? Allora, residenza universitaria in due, vi ho detto, mi sembra una cosa abbastanza interessante questa, anche dal punto di vista, come dire, del rendiconto elettorale. Nella
il testo mancava, spero, della chiesetta, forse c'è stata inserita, forse da Stalin, insomma, non è nuova, se non è una nostra ristrutturazione. Il dato più significativo ce l'avete a pagina 3, dove si vede che passiamo da 649.200. Abbiamo messo 15 perché così si va a comprendere anche, diciamo, la... Quanti ne ha salita nera? Tanti, no? Io ho salita nera. 108. 120. Quanti? 170. 186. No, scusate che sei con un bel angelo. No, 120 a San Nicola. Invertito. Va bene, poi oggi presentiamo Sogegros, che ha 2.000 persone dipendenti, non sappiamo ancora quanti ne hanno di voi, ma poi ce lo aggiungeremo. Arrivano in giunta nel giorno e mezzo. Quasi tutti, siamo noi, secca, possiamo fare un sacco di cose. Poi io ho riassunto le inaugurazioni, ci sono cose che non sono inaugurazioni, ma comunque a dire di tempo ci siamo stati a una inaugurazione, diciamo di opere. Siamo stati a Imperia, adesso domani siamo a Bolano con la scuola di infanzia, vi viene? Vieni tu? No, domani andiamo a Chianciano, per lo dire. E poi mercoledì siamo a Spezia per il Nido, sì, io vengo, se tanto un po' di rinforzo. Ci sarà. Poi a Zoaia si fa una visita perché la commissaria non vuole fare una volta, ma ci sta occupando una villa con un po' di pezzo, quindi ci sta a fare una strada. Cioè, via la parco là. Poi il 20 si va a Baiano, dove siamo già stati, adesso ci sono i vestiti dentro perché hanno scritto poi in Celiana, non so chi era presente a ieri. Io sì, il 20 dovrei essere arrivato un ragazzo che il 26 c'è Mendattica a Centrina Idroelettrica, festa transumanica, il 26 poi si va a Cosi, un po' con un piatto polisportivo. Beh, è ritornato Caio, ha cambiato idea? No, è incerto. Invece Caio è incerto, perché cioè, forse... non dare una risposta sulle 15. Perché forse preferiscono fare di mattina. Se si fa di mattina, slitterà di qualche giorno. Se è di mattina, è di mattina. Va bene, troveremo la soluzione. Invece, oggi presentiamo due schede, un intervento di Acam, dell'ambiente. Ci sei oggi alla conferenza, quali problemi? Ho delle cose, a che ora l'hanno fatto? 13. Magari non c'era. Vabbè, questo è un depuratorino di famiglia, lo fa Acam, lo fa con fondi del parco, se ricordo bene. Sì, beh, l'ambiente via parco, via parco. I lavori fisici finiscono verso fine anno, sono cominciati adesso, un impianto molto piccolo. E l'inaugurazione dopo il collaudo, cioè funzionalmente previsto in primavera. C'è un po' di esercizio, eccetera. Invece questa qui è una ristrutturazione che costa più di un milione di una casa dello studente in via Firenze Guido. Sì, ex Terzi Rigo, poi presenteremo nel prossimo settimana con la nostra grossa appunto di Paita. Va bene, quindi adesso Pippo, Bella, Renzo, adesso basta, chi vuol venire a fare. Dunque, all'uno fa un salto ottavi, di chi ci saluta? Ha preso l'ispettore, chiedevo di vescovo, mi spiace. C'è una cosa al parco. Ottavio ha preso, diciamo, possesso del nuovo ufficio romano, si è già sostituto, che è un piemontese. Ho piacere, siccome oggi a Genova voleva salutare, ci deve fare un passo a lui. Organizziamo due cose. Faccio io ovviamente, non fare cose. Sì, insomma. 5 minuti. Italia, ex presidente INPS. Bene, adesso volevo invece affrontare un po' di questioni rilevanti. Guadagnerete un po'. Allora, Renzo, volevo che riferisse
parte te, in parte, ma Enrico, ma fai te. Dunque, aggiorniamo su Ilva e Esaoto, dai. Su Ilva forse è l'elemento un po' più... Beh, insomma... Pensi che tu. Esaoto, l'incontro di ieri è stato un incontro interlocutorio, nel senso che le distanze tra la posizione dell'azienda e la posizione delle organizzazioni sindacali rimangono. C'è una determinazione forte del Ministero, ieri ha tenuto a presentare De Vincenti, dice dobbiamo tentare tutta per trovare un punto di sintesi, anche perché si concorda sugli obiettivi generali che sono assolutamente lancio commerciale, innovazione di prodotti, se si condivide l'impianto bisogna trovare un punto di caduta. Le distanze sono ancora su due punti in modo particolare, il ragionamento dei 22 ricercatori sulla Firenze dovrebbe salire a Genova, perché Saote dice che Firenze diventa il polo centrale per loro per quanto riguarda tutta la produzione di sonde, portando lì probabilmente anche professioni e centri di ricerca che oggi hanno all'estero, e su Genova il punto di forte disaccordo è questa esternalizzazione alle master della fase, diciamo, assemblamento collaudo della produzione. È vista in maniera positiva da parte dei lavoratori della RATO, perché quantomeno una parte, quella che oggi lavora attorno alle connesse in Saote, potrebbe avere una stabilizzazione. La partita è ancora aperta, nei prossimi giorni il Ministero farà tavoli separati con aziende e con organizzazioni sindacali per vedere se si può trovare un punto comune. Pare che ieri il sindacato ha fatto un'affermazione importante, che è disponibile a far passi indietro se c'è un passo avanti dell'azienda, e l'azienda ha fatto dichiarazioni importanti dicendo che Firenze assumerà quella rilevanza e quindi investirà su Firenze, e l'azienda ieri ha ribadito la volontà su Genova di dire, a prescindere da tutto e anche da eventuali accordi che dovessero saltare col comune per quanto riguarda gli schemi urbanistici, noi vogliamo andare avanti, stiamo definendo i contratti per l'andata Erzelli. È comunque un segno di volontà di permanere sul territorio, con una parte che non è marginale. Vediamo il maturare nei prossimi giorni. Noi abbiamo ancora, se lunedì si chiude come pare la vicenda Ilva, abbiamo due partite difficili ancora, che è questa e un'altra che non dipende ovviamente solo da noi, che è quella di Tirreno Power. Tirreno Power, adesso un po' di punto siamo. E Tirreno Power, scusami, passo indietro. Cioè, i giornali parlano di convocazione a decisione, ma è fissato? Non ancora. Non ancora fissato nulla in termini di convocazione. Ieri non c'era neppure Rossi, c'era Simoncini, quindi c'erano i due assessori. Questa qui va a fine mese, grosso modo. Questa qua vorrebbero farla prima di fine mese. Sì. L'ultima decade, dai. Tirreno Power, mi pare che le questioni sono relative alla procedura che è in corso per quanto riguarda la nuova AIA che è stata richiesta. Da parte del Ministero a oggi si ribadisce la volontà di rispettare i tempi che erano stati previsti dei pronunciamenti entro il 30 di settembre, entro la fine di settembre. Bisogna capire cosa c'è dentro i pronunciamenti, perché è una fase di approfondimento che è in corso in questi giorni, in queste ore, perché si fa una riunione anche ieri l'altro in provincia Savona tra gli enti territoriali su queste questioni, quindi la partita va al di là di valutazioni della politica. La terza partita è quella di Ilva, dove mi pare che ci possono essere le condizioni, si sono superate sempre il Presidente, le grandissime tensioni che sono un po' create anche per organizzazioni sindacali, un po' anche dentro al governo, su dove doveva essere la sede di discussione e di confronto, e avevano ragione tutti, perché la sede ordinaria è ovviamente quella del MISE e del lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della cassa in deroga, ma siccome lì
tutto nasce da un accordo di programma che era stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio, attività che possono mettersi in moto attraverso risorse che sono frutto di quell'accordo non si possono che modificare la sede dove l'accordo originario era stato firmato. Pare che possa venire avanti adesso, se lunedì tutto quello che il Presidente ha costruito si avvera, mi sembra che ci siano le condizioni, prima del passaggio al Palazzo Chigi, poi la continuazione della riunione, perché si risponda ai lavoratori in maniera positiva nella continuità reddituale e occupazionale. Sapete che sono scaduti tutti i termini per i contratti di solidarietà, soltanto a settembre del prossimo anno, a metà agosto del prossimo anno, se non ricordo male, si ricreano le condizioni per l'avvio di un nuovo ciclo di cassa integrazione, di qui allora ci si arriva, stante quello che si è costruito in questi giorni, attraverso l'utilizzo della cassa in deroga, con una procedura anche particolare, perché sarebbe anticipata dalla azienda e quindi non ci sarebbe la tempistica posticipata dell'effettiva erogazione della cassa in deroga, e poi un'integrazione salariale attraverso lavori pubblici e utilità con risorse che sono ancora all'interno dell'accordo di programma sottoscritto allora. Questo ci vuole la sede della Presidenza del Consiglio per la modifica. Resta aperta tutta la partita che si lega, Presidente, anche qua le vicende occupazionali, e che si potrebbe vedere anche lunedì alla Presidenza del Consiglio, di qualche accenno al riutilizzo di aree non più necessarie alla produzione siderurgica per favorire insediamenti di nuove aziende. Vabbè, questa qui è materia che segue in particolare a ICO, naturalmente, però insomma, si può giusto aggiornare. C'è? C'è o è uno? No, no, Dunque, qui noi praticamente abbiamo chiesto al governo di modificare il programma di Pomigliano, di modificare, integrare. Quindi capite che si apre una partita che può essere anche più estesa, insomma, no? Questa modifica sostanzialmente comporta un allargamento dello spettro delle possibilità di uso dei fondi dell'accordo che va oltre l'infrastruttura agonistica che riguarda l'integrazione del reddito, sperando che questa cosa cominci e finisca, no? Naturalmente questo comporta una restruzione di risorse per altre cose, non so se è anche un po' la tavola. Nel senso, a questo punto bisogna provare a fare uno schema finale di queste risorse, che mettendo insieme la cultura e l'ambiente, non so quale effetto di ambiente, quello che vuol dire, no? Giusto, non mi chiedi, ce l'ha. L'ambiente e un po' di riqualificazione urbana che è prevista lì, eccetera, chiusa i conti, diceva ce la facciamo. Eccolo qui, vieni qua, vieni. Vai alla vicepresidenza, di colpo, guarda. Avrebbero ambito in tanti più di colpo. La verità, questo posto non ha portato in generale molto più, almeno all'inizio degli anni. Stavo parlando un po' dell'accordo, dicevamo che questa cosa che sembra che accetti, no? Sì, ieri sera sono tornati all'attacco sul tema dell'attinenza dei lavori. E lui che sei iscritto, per ciò che dice che è sì. però passa o non passa? No, dicevo che qui c'è qualche modifica. Comunque, sostanzialmente tu vieni in mente, no? Sarà il caso, diciamo che sarà il caso. Non so se è il caso di la coppia. C'è un po'. Ci pensi tu? Per lui fu l'estensore materiale del testo, ma non so se forse sia.
Allora, sostanzialmente noi troviamo un po' di risorse, non molto, insomma, dipende da quanta gente aderisce ai lavori di questo. Agli scopi originari li destiniamo un po', parliamo di, diciamo, grosso modo 4-5 milioni che saranno a regime, insomma, perché appunto molti poi non aderiscono più, non sono integrazioni. Ora, questo, dicevo, comporterebbe l'esigenza di una quadratura finale al centro dell'attività della società per economia arte, per essa di chi la libra, quindi problemi fisici. Sostanzialmente facendo quadrare i conti tra integrazione reddito, bonifica, infrastrutturazione e riqualificazione urbana. No? Poi si è aperto un tema rilevante dei costi della società, di una società che opera per conto di SCP, su cui si è aperta una discussione abbastanza lacerante. Però è chiaro che noi non possiamo fare la figura che poi ci manda i soldi per cose essenziali, insomma, no? Naturalmente più questa società dura più costa, e francamente solo perché questa società è nata di scopo rimane, di scopo muore, finito lo scopo la società, si è capito. E quindi pregherei Ugo, che ho chiesto di scendere anche per questo, Renzo, Rella e i rispettivi uffici, dialogare poi con diversi attori, città per Parmigiano, comune, provincia, diciamo, sviluppo Genova, quanti altri, per cercare di lasciare come, come mandato regionale, perché sono questa una cosa legata molto a noi, no? Sappiamo. Che nasce con noi, che noi lasciamo una roba in cui si dice ci sono ancora tutto sono di soldi, facciamo questo. Naturalmente poi c'è un problema di altri che riguarda il gruppo Genova, che si potrà anche vedere, ma diciamo essere visto lì, non c'è senso che sia visto lì. La nostra presenza è marginale, però abbiamo 6%. Va bene. No, dopodiché voglio. Soltanto che le archi vengono in. Anche il parcheggio. Il parcheggio non è bonificato. La centrale elettrica per la mia economica, la parte di. Ma non c'è soluzione, una riserva che viene pensata interessante. Comunque adesso volevo infatti aprire due nuovi capitoli. Un capitolo si chiama autorità portuale, la quale ha ottenuto attraverso addirittura una procedura coattiva, diciamo, a causa, no? Le risorse per fare l'infrastrutturazione a San Pietro d'Arena Cornigliano. Ma nel frattempo questi qui Cornigliano c'è quasi più niente. Nel senso che la strada ha preso un po' spazio a loro, il depuratore ha preso spazio a loro, si fa di gestione di quello spazio a loro. Ci sono dei container facilmente movibili in teoria. Diciamo in pratica, e poi le autostrade se fanno la donna noi vogliamo che la faccia, non l'hanno chiesta quella come area di passaggio del marino. Ora l'argomento è delicato, difficile, eccetera, tuttavia se non lunedì il tema di usare quelle risorse per operazioni diverse da quella qualità di risorse è un tema da me posto, no? Chiaro, se io non posso fare da solo, posso. Non ci ha parlato con il Presidente. Poi sarà la cosa decidere se passa questa linea. Certo, c'è da fare la formare una grande vasca, per formare il corpo, ma c'è da farlo per la gente. No? Ora, adesso durante il fine settimana parlerò un po' con io, anche poi ci riesco. Si affacciasse sarebbe un grande segnale, ma non lo stiamo vedendo in quel modo, però volevo mettervi a parte che c'è da affrontare un po' questo tema qui e che secondo me subito o un po' dopo andrebbe portato a casa, no? Non chiediamo niente, una flessibilità che è un mantra, esiste, quindi pensi anche.
Tra l'altro tema questo qui delle aree diciamo che si libero, no? Noi avremo quell'elenco sotto un altro commissario. Adesso il commissario è cambiato e tra un po' cambia anche l'azionista, mi sembra di capire così. Pare che il nuovo commissario può confermi la volontà del vecchio. Ma io immagino che ci sia questo commissario, lo so. Sì. Beh, per vedere se va dietro il commissario, non so, vediamo. Ora lì bisognerebbe fare un passaggio formale con nudi per sta roba, che poi capire se affrontiamo questa roba in questi mesi di transizione o no. Ora, io vi dico subito la mia, però, ecco, se fosse possibile mettere un'integrazione ulteriore, diciamo anche qualcosa che aiuti, agevoli, incentivi, eccetera. Stiamo preparando. Però io non mi prenderei in casa quella roba lì, insomma. Quelli sono di ma io metto a disposizione che ci vuole investire, dove trovare una cosa che ci vuole investire, che è libera, se tutti fanno quello che deve farsi, è libera. Se poi non sarà conveniente farsi questa roba qui, ma non così, perché adesso sono stato con gli anni. In questo momento sono dati a IVA, ma non vi sfuggirà che quando noi facciamo l'accordo, riducemo le aree pubbliche, questo ridusse gli investimenti in bonifica per la strada. Non c'è mica più soldi a fare la bonifica lì, quindi chi usa paga, no? Come dicevo. Chi la vuole si fa. Allora, dico che se non fa l'etica, fa il mercato di nuovo. Ho capito, ma non c'è mica una soluzione già. No, ho capito perché se si è puntato a questo momento di passo elettrico, lì è una fase di passo elettrico. Ma io questo lo capisco, ma è da escludere che la società per conigliare, indipendentemente da questo modesto stato di risorse, no? Potrebbe esserci una parte ancora di risorsa, la centrale dovrebbe essere. Facciamo una cosa con molta cautela, quindi ho cominciato un po' a guardare con i guanti, no? Anche se una centrale di messa, non infilarci in un altro intorno al tono di sicuro. Si può tenere una riserva, bisogna rifare un po' il punto quante sono le risorse, capire quello che è indispensabile fare e vedere se c'è una riserva adesso. Diciamo che adesso se lunedì va bene, andare bene vuol dire che danno via libera, non che faremo la modifica istantanea, secondo, no? Perché con testi complessi, no? Deve autorizzato, anche le consigli. Il consiglio del comune sì. Lo facciamo provare in questo tempo questa cosa. Io dovevo partire. Il programma va partito partito. No? Sulla fiducia. Sulla fiducia. Allora, poi c'è un programma da fare. Come dice un verbale di intesa tra i sottoscrittori. Poi si demanda l'atto a. Poi c'è un programma da fare molto complesso, utilizzo di teoria 750 persone, in pratica saranno 500. Cioè. Se va come l'altra volta, l'altra volta c'è 450 su 16, 2 terzi. 500 persone che sarebbe interessante fare, non so, per esempio, per tutti i parchi, anche per i rivi, no? Fare un programma di messa in sicurezza dei rivi. Qualcosa forse si può fare anche fuori Genova, per gente che inizia da fuori Genova, per avere la possibilità di farlo nelle valli. Ma la chi te lo gestisce ovviamente, cioè, o affidiamo tutto al comune, forse più logico. È un lavoraccio, eh. Abbiamo già incontrato. Comune? Ma quindi sostanzialmente noi contiamo di avere via libera lunedì, tra virgolette, politico, sulla base del quale il programma parte, anche se nel frattempo non si fosse ancora visto la formata di certo proprio programma, della propria programma. E secondo te quando si trova? Sì, buongiorno. Buongiorno.
Vabbè, è tutto chiaro, sì. Limpido. Era una pubblicità. Fate una, diciamo che entro un mesetto, diciamo, cerchiamo di mettere giù dei dati che dicono quanto serve ancora per voi di utilità, anche se abbiamo un appello, poi riscontro. Infrastrutture, bonifica, riqualificazione, struttura e realtà collegata alla struttura. Se a questo punto ciò di cui disponiamo supera ancora di un po', si potrebbe pensare di fare più ricercatori e di investirlo per incentivare chi vuole arrivare nelle aree che si vive. Se ci sono, sì. Noi vediamo Confindustria giù che ci sarà, perché voglio arrivare un po' il discorso di altri che è partito dall'agosto, con la lettera sulla risposta con il documento che tu hai, poca roba, e vediamo la finita. Va bene. Adesso quando poi rientro Barini ti vediamo ancora una cosa che mi interessa. Dunque, c'è aggiornato, siccome è aggiornato è tutto su scartino. Nel senso, cosa avete capito, come cosa succede, e anche su Imperia. Allora, premesso che quella norma che noi abbiamo votato è una norma che non è fatta solo per Scarpino, ma è fatta per tutte le altre situazioni della nostra regione, nella quale, non essendo in presenza di pretrattamenti, non c'era compatibilità rispetto alle norme, alle direttive, diciamo, del livello nazionale. Siccome queste direttive che sono state emanate a livello nazionale non prevedevano un transitorio, non abbiamo, come dire, potuto far altro che provare, diciamo, a dare un margine di operatività alle nostre discariche. Il dato sconfortante è che più o meno questa è la situazione di quasi tutta la Liguria, e quindi, come dire, qualcosa dovevamo per forza mettere in atto, ben lungi da interferire con qualsiasi altro tipo di procedimento che è in corso da parte di altri organi. Questo, diciamo, è il punto. Ora, se ci sarà a livello nazionale una presa di una contestazione di questa nostra norma, noi dovremo poi attivare dei piani alternativi, ripeto, saranno comunque complicati. Noi ci dobbiamo preparare comunque un'ipotesi di emergenza nel breve periodo. Per emergenza intendo il fatto che si attivino tutti i canali per portare i nostri rifiuti anche in altre realtà. Noi l'avevamo preparato questo piano, lo affiniamo oggi ancora per parlare di queste cose, però lo dico con grande, diciamo, sincerità, è evidente che questo porterà a un aumento delle tariffe ulteriore rispetto a livelli già piuttosto preoccupanti. Quindi, se dovessimo entrare, diciamo, in una situazione di emergenza, poi vedremo, diciamo. Al momento io nella mia testa ho il fatto di dire comunque prevedo un piano di gestione di un'eventuale situazione di emergenza fuori Liguria, oppure, diciamo, dentro la Liguria, dove si può fare, diciamo, un po' di trasporto e di trattamento, ma sono, ripeto, poche le realtà. Se non dovesse servire, tanto meglio. In ogni caso bisogna accelerare al massimo per riuscire ad avere un'impiantistica decente nei prossimi anni. Questa deve essere una priorità assoluta che la regione si dà, perché sulla legge facciamo un passaggio col governo. Dunque, la dottoressa Laiolo sta prendendo contatto per fare un passaggio, per spiegare bene le nostre intenzioni e capire se ci sono, come dire, delle modifiche, dei suggerimenti che possano aggiustare il tiro. Questo, diciamo, però è chiaro anche che dobbiamo essere molto netti rispetto a questo. Io come chiaro anche al tipo di giornale, soprattutto, eccetera, è evidente che non avevano più intenzioni di interferire. Assolutamente. Il problema è come gestire un transitorio, anche per molto tempo transitorio, per molto tempo transitorio, ma non ha visto ancora un esito. No, noi abbiamo fatto un accordo con Torino, Piemonte, cooperativo, ma non è disponibilità di Campanile. È un accordo con il Boscaccio che sarebbe per Genova, è un accordo con il Boscaccio che sarebbe un'assenza di Imperia per il Genovese.
dopodiché è evidente che adesso devono fare molto rapidamente cose che non hanno fatto per tanti anni, insomma, sì. Differenziate per il gestore, pensiamo a quelli finanziari in parte, no? Differenziate per il gestore, per piante di trattamento, no? Con quel secco, quello che vale uno, quello che non vale per il secco. Selezione secco. E questa è Genova. Questo è Genova. Per quanto riguarda invece la vicenda di Imperia, siamo ancora, diciamo, siamo già in emergenza, quindi anche questa è una cosa su cui ripeterebbe. Lì era prevista una questa discarica dell'8-6 di Colletto Zoppi. C'è questa inchiesta in corso da parte della magistratura, vengono contestate perizie geologiche. Quindi a questo punto c'è il fermo dell'impianto e della realizzazione del piano per scontato. Ma in questo momento la passatura dovrà sempre andare, cioè, all'8-5. Sì, all'8-5. Quanto autonomia c'è ancora? Poco, credo, perché se non so. Quindi noi lì, in assenza appunto di una prospettiva, perché non so dire se poi questa cosa, la verifica della magistratura, si risolverà o meno. Naturalmente cerchiamo anche di capire un po' meglio, però se dovesse essere confermata, non c'è una alternativa, non è mai stata studiata, anche perché in questo caso finalmente si è andati non verso un impianto pubblico, e quindi anche su questa realtà dobbiamo riflettere bene. In questo caso l'unica possibilità, se ci fosse un'emergenza, è il boscaccio, o l'unica possibilità più vicina. Sì, o gli impianti fuori o boscaccio. Quindi prepareremo un piano articolato, che vuol dire emergenza nel caso solo Imperia, emergenza Imperia più Scarpino, poi dobbiamo invece, come dire, seguire l'iter sesto lotto e vedere, diciamo, se a questo punto ci conviene continuare a sperare in quello oppure lavorare per siti alternativi. Questo è da sicuro. Quindi sono 4 mesi ancora di capacità nell'8-5, via. Diciamo che in questo momento, se non c'è un'alternativa, come giustamente diceva l'assessore, la prima cosa da fare è individuare un'area per il trattamento di una soluzione in modo tale da poter avere maggiore flessibilità per lo smaltimento. Va bene. Ok, adesso volevo parlare con il TPL, anche se non c'è io, come approfittando di lui. Dunque, noi eravamo arrivati a partire con questa gara di mezzi, no? Poi l'azienda di Genova è tornata indietro, ma poi è tornata di nuovo indietro un'altra volta o no? Ci siamo visti lunedì e ha spiegato la situazione, allora ha spiegato la loro. A questo punto si sono impegnati entro lunedì a confermarci quali sono le condizioni. Ecco, ma avete coinvolto l'azionista? Per ora ancora no. Facciamo però. In realtà gli azionisti sono informati, sia perché esiste anche il problema di ATP, però il problema di ATP è sostanzialmente risolto, è assolutamente importante. Di autorizzazione del tribunale, quello di AMT invece è un problema. Quanti mezzi compreremo su una base a posto adesso? In questa operazione è un centinaio, sì, perché poi se si sblocca. Se poi si sblocca l'operazione, diciamo, FAS, allora si fa l'operazione più. Poi il nodo di discussione, i nodi di discussione sono due. Uno molto legato a loro, non hanno approvato il bilancio, quindi ritengono di non poter deliberare l'impegno di questo tipo. Il secondo invece si contiene un po' l'impegno ed è se ritornano sostanzialmente sul piano. Nel senso che adesso che eravamo pronti a far partire questa gara e metti, dice, ma lo voglio fare io per me. Allora, se continuate, no. Cioè, lo potevano già fare. Cioè, la
siamo tirati. Non so. Me la puoi rispiegare, Ugo, allora, scusa, perché ero... Allora, la tranche di cui stiamo parlando sono i soldi regionali mandato precedente, per capirci. Questi soldi qui, però volevo parlare dell'altro video. Questi soldi qui erano 2 milioni all'anno per 20 anni, con la facoltà delle singole aziende, delle singole azioniste, di dire me li attualizzo e ci perdo, ma ce l'ho tutti subito, oppure, come dire, non me li attualizzo e compro una volta all'anno, quattro all'anno, Spezia, essendo una realtà godereccia, diciamo, fa tutto subito, no? Qua sensata, ci sono fatto mezzo come messo, quindi ha preferito, come dire, fare perdere un po' di interessi, ma fare un'operazione di rinnovamento consistente. Non sono arrivati anche per più possiamo sofferti. Invece Genova, per esempio, faceva un all'anno, un all'anno per all'anno. Adesso la prima tranche dell'impegno nostro, di quella famosa notte in cui ricorderai bene, nel 22 novembre. È stato voi dire adesso noi riaccentriamo queste risorse, ci facciamo carico di tutte le cose finanziarie, eccetera, eccetera, e facciamo fare l'agenzia un primo bando per acquistare. Poi l'agenzia, sapete che è molto per lunga, a un certo punto ci ha chiesto di far fare a fine del primo anno il bando. Quando stavamo per partire con questo benedetto bando, AMT ha scritto dicendo vogliamo farlo noi. Diciamo che c'è stata una complicazione tecnica che non è stata risolvibile, cioè il problema del recupero IVA e del recupero delle accise sul campo. Nel senso che i mezzi devono essere intestati alle aziende per avere al momento il recupero IVA, e altrimenti l'operazione si poteva tentare di fare comunque in testa all'agenzia, tutta la nostra garanzia. A questo punto sostanzialmente il problema è chi garantisce tutti i contributi, no? Il Cerino era a 3, cioè garantisce la regione, non può perché diventa indebitamento, li garantiscono le aziende, no, perché le aziende non hanno capacità di garanzia, perché non hanno opportunità finale, quindi l'unica era fissa. E abbiamo fissato un contratto, lo abbiamo negoziato nei singoli dettagli con il loro legale. AMT non ritiene soddisfacente ancora queste cose, ritiene di aver bisogno di dati di queste cose, quindi aver bisogno di una garanzia diretta regionale. E ha riportato, ha ripresentato. Mentre le altre aziende sono per le altre. Poi c'è il problema di Imperia che è altro. Quando parliamo di Imperia. Il problema è che se non fai la gara dove c'è la più grossa, non è che spunti. 57%. Non è che spunti i prezzi di un certo tipo, torni a fare una garetta. Io sono totalmente contrario. Ma cosa? Non si può fare che vuole mettere in casa, perché... Ma se la vuole, diciamo, dire, lo poteva fare dal 2009, sono 5 anni che lo può fare. Cioè, non voglio, facciamo un passo in avanti. Loro insistono a dire che la vogliono fare, vogliono farla con queste cose, vogliono. E ne fanno un problema a questo punto contattivo. Allora, tipo è terribile, anche se lì come c'è, fate un passaggio con l'azionista. Tipo tipo, perché qui ci sono anche bravo, e non si capisce, se vogliono da questa cosa il capo ente pubblico, se la prendono su azionista, scusate, niente pazienza. Se non gli basta finisce, che non è proprio l'ultima arrivata. Tra l'altro c'è una legge, no? Cioè, la garanzia deriva dal fatto che c'è una legge regionale che dice da qui al 2000, no? C'è un finanziamento destinato a quella finalità, no? Per cui lo vedo un po' contraddittorio che la regione garantisca nel caso in cui la regione non paghi ai sensi di una legge. È come se io ti dicessi, c'è una legge che mi dice che ti devo dare 100 lire, ti garantisco che se
per qualche caso questa legge venisse abrogata, te le do lo stesso, ma capite che a parte la questione indebitamento o non indebitamento, che anche quella sarebbe da valutare, il fatto di dire che la regione deve garantire un finanziamento che in oggi è garantito da una legge regionale, più con una legge cosa è vero, dico quello che sostengono, che il consiglio regionale può decidere di abolire la legge che li garantisce, che definisce il finanziamento, ma è chiaro che è una volontà politica che dovrà tenere conto nel caso di tutto quello che è addentellato a questo tipo di, e non credo che se il consiglio decidesse di abrogare questo tipo di finanziamento, la giunta potrebbe andare comunque avanti a garanzia di questo impegno, cioè l'ente regione è comunque unico, mi pare che sia, cioè, che siano abbastanza garantiti dalla legge. Ha fatto un passaggio, ho la netta impressione che dietro ci fosse anche un po' di pressioni sul problema per avere una serie di impegni. Siccome però ci stanno dando a noi la colpa, siamo in ritardo. Prima l'agenzia ci ha messo 7 mesi, ma bloccano anche l'acquisto degli autobus, ragazzi, poi mi prenderà con noi. Fate questo passaggio, detto anche pubblico, dicendo che se poi dovete fare, che se vogliamo procedere, procediamo, se no ci prendiamo, allora noi ci compagniamo, torniamo da capo. Poi c'è Imperia. Dunque, Imperia, ci sono due questioni. Una, diciamo, è questione del mondo dell'ambiente. No, lì è una cosa che sta più per seguito che riesco, non so. Allora, io penso che bisogna arrivare a un orientamento e in prima battuta bisogna cercare di usare questi mezzi, no? Non so se poi saranno scelte, ma l'unico che spero che riceviamo, vabbè, non so, ci sono in giro qualche parte questi mezzi? Ci sono in giro gli slab e la parte lasciata. L'unica città, diciamo, dell'Europa continentale. Anche quei soldi dell'Unione Europea che non sono generata, ma va bene, adesso lì chi ci deve mettere la testa, spero, non so, sarà un problema anche di vostro, no? Di capire, immagino che tutti qui fanno casino, sono... quindi Vesco, Guccinelli, dai, ce ne forse basta, no? La cosa bella è che Sanremo non l'avrà mai conosciuta. Sì, ma adesso... Lo dico per... lo sappiate. Nessun acquisto auto, nessun distributore. Sì, ma adesso, giunti a questo punto, cosa si fa? Lorenzo, seguimi un attimo. Sì. Hai capito? Ma questi qui hanno comprato gli altri, ci sono sul piazzale, hanno pagato svariati milioni, ma non c'è. Anche sul giornale questi giorni. Sì, ottimo fake, diciamo, fatto un servizio. Ma non c'hanno il carburante, lo sappiamo. C'hanno un distributore appaltato con un compenso. C'hanno da pagare ancora 3 milioni e 6 di altri. Il compenso pare che vada 2 milioni. No, adesso qui la domanda è come dire. Abbiamo due strade, dai, una se si va verso la gara unica, se si va, siccome si va verso la gara unica, e quindi anche verso un gestore, diciamo, no? Che comprenderà comunque sicuramente gli RT, che magari ci sarà in termini consultivi, ma non c'è anche in termini preliminari, di quella dimensione, a questo punto quello diventa un lascito, diciamo, del passato di RT che si sviluppa nei prossimi 25 anni con le mentalità che non posso, no? Oppure, diciamo, si prova a fargli funzionare, perché poi ci vuole un giudizio anche tecnico, non so che faccia dare. E allora uno potrebbe dire, ma la tua parte di investimento, come
via i mezzi anziché usarla per il meno di mezzo, la usi per mettere a posto questa stazione di rifornimento e poi la fai andare così. Già che adesso la posso mettere. 5 e proprio e poi poi c'è tutto il tema del rapporto con l'Unione Europea. Ah, no. Poi c'è il team quanto tanto. Questa mi pare che sia la strada sia chiara, no? L'unica strada teorica di intervento che abbiamo è quella di utilizzare, invece di utilizzare l'italiano, certo, però non è risolutiva, questo deve essere chiaro. Cioè, la quota che spetta in questa operazione. Cioè, la terza linea, quella il debito che hanno ancora solo per l'acquisto degli altri. Cioè, la terza via qui non ho pensato. La terza via, diciamo, troppo torna sempre di nuovo. Quasi mai avuto una grande. Non è quella di Berlino, è quella di Berlino. La terza via è fare una forzatura e mettere nel bando che faremo per la gara unica, eccetera, questa roba qua. Fatevi un po' voi due con Pierce, lì poi forse bisognerà farlo vedere anche con Pierce, se lo capisce. Questo è capire se c'è poi una... conveniente. Eh sì, ma lì immagino che saranno massacrati se non sono per questo. C'è un problema, diciamo, di pedago per capirci, nel senso di autorità di gestione, fondi UE, eccetera. Ma che poi quelli non erano fondi proprio, cos'era? Non era una cosa finanziaria. Infatti era un programma ricostruiamo un po' con la parte di sì, poi o la si abbandona con tutto quello che ne servirà in termini di contenziosi vari, oppure cerchi di metterci soldi che pure non bastano tanto con l'inizio, non so. Oppure lo metti in capo a chi vincerà a stagare, con l'indicazione, l'obbligo, l'incentivo, non so, un po' li metti adesso, un po' li metti a carico di. E poi c'è l'RT, cosa vogliamo fare? Di un po' che ve l'ho detto, cioè, secondo me non ci sono alternative con una strada simile a quella di RT. Però loro non vogliono percorrere. Però no, loro non vogliono percorrere. Il presidente della provincia a me è venuto a dirlo questa cosa. Non è tanto a posto la campagna. Quindi... quello che è stato detto a me è che invece si voleva percorrere quella strada lì. D'altro canto l'hanno tirata troppo la vicenda, ci sono arrivati in ritardo. Non penso che a questo punto, diciamo, l'unica preoccupazione che io ho è che non siano i lavoratori a pagare tutte le responsabilità di quella vicenda. Adesso hai detto. Certo, perché al momento rispettando solo il contratto integrativo sono loro, diciamo, ad essere gli unici responsabili, no? e a pagare la somma maggiore, mentre se attivassimo un percorso tipo ATP almeno avremo anche, diciamo, un aiuto da parte dei creditori, degli enti locali coinvolti che possono partecipare a un piano industriale validato dal tribunale e poi a percorsi di efficientamento interno. Cioè, adesso IVA che mi ha cercato sapere che vuol parlare per sì. Secondo me, dopo aver fatto il passaggio con lui, poi bisogna averne uno anche con le organizzazioni sindacali, e fermo restando che le decisioni spettano ai soci, a noi se chiedono, diciamo, una collaborazione, noi non possiamo che dare questa lettura della vicenda e aggiungere il fatto che ci facciano vedere i conti, perché questa vicenda poi dei bus idrogeno. Sì, i numeri che sono venuti fuori sono più diversi che c'hanno. Da che conto 100.000 euro andrà apposta che vengono fuori 10 milioni? Non ci possiamo fare una opinione seria di quello che c'è lì dentro. Devono fare come hanno fatto a TP, fidarsi. Ma voi avreste voglia di fare per il tipo che avete fatto per TP, per il consulente? Sì, certo, possiamo. Ma gli abbiamo già detto. Tutti in conto, non so, poi quando. Un conto che ci deve essere anche la giunta, non so, chi vuole partecipare, ovviamente, il Fils,
perché è chiaro che quando c'è un buco, come dire, alla fine, ci sono due potenziali, diciamo, pagatori, lavoratori e creditori. La scelta che hanno fatto loro è che paga tutti i lavoratori. Mentre invece alla fine, dopo un po', anche qui hanno pagato il 70%. 70% dopo pochissimo, tra l'altro. Adesso hanno 70%. Adesso hanno 70%, per qualche mese hanno dovuto fare la rinuncia e poi l'hanno recuperato. Certo, mi dire la meglio se non avessero avuto nessuna deportazione, ma stando le cose come sono, adesso voglio, almeno c'è una difficoltà, insomma. Va bene, dai, mettiamo su, io credo che l'unico giorno buono a me sia giovedì, adesso però ho visto che però Bottarci crede che andrà a essere 16 contadini, quindi dovresti fare la cortesia io veramente. Io giovedì devo andare a Massa al comitato del Magra a Massa, quindi ci devo essere alle 15.30. Non ci sei neanche più. Vabbè, troviamo la data in cui ci siamo tutti. Un po' sotto deve essere mia. Io vado a Spatone, poi vado a Savona. Venerdì prima era giunto. Vabbè, adesso lo vediamo un attimo, come si può fare. Quindi tu giovedì non rientri su Genova perché sei già a Massa. Vabbè, dai, vediamo un attimo. Va bene, dunque poi volevo vedere ancora due cose, derivati, corte dei conti, consuntivo, direi che ci siamo. No, teniamo le cose, diciamo, ancora una faccio qui. Dunque, aggiorno un attimo sul parco Roia, che ci siamo visti con la giunta, ma qui non c'erano, facciamo un attimo il conto. Sì, mi pare che lì... le questioni siano arrivate a un punto nel quale si può passare a una fase operativa. L'accordo è stato sottoscritto ancora in epoca commissariale, ci mette in condizione adesso di aver definito gli strumenti di natura generale. In parte è aree ferroviarie, in parte aree demaniali. C'è un mandato anche del demanio alle ferrovie di essere ente trattante e proponente, c'è un impegno delle ferrovie entro l'anno di dismettere dalle funzioni logistiche il parco e quindi non averne più bisogno. Lì il parco ha tre destinazioni, una destinazione produttiva, una destinazione di servizi e una destinazione commerciale. Per la parte produttiva si è aperto un confronto, io sono stato a Monaco con le autorità monegasche, con gli industriali di quel territorio, si è manifestato interesse loro per un uso di queste aree, per processi di ricollocazione di attività che attualmente sono là e che confliggono con la redditività di quelle aree che possono avere ben altri scopi. Io ho chiesto all'ambasciatore lunedì scorso se riteneva opportuno che avviasse la procedura di un tavolo tecnico a fare a Ventimiglia con le organizzazioni di impresa, mi ha risposto ieri dicendo che anche a lui sembra la strada giusta e quindi adesso prenderemo contatto con i monegaschi e convocheremo questo tavolo per la parte produttiva. Per la parte commerciale lì c'è nell'accordo di programma la definizione quantitativa delle superfici che possono essere realizzate con un vincolo che non siano attività food, che non siano attività alimentari, e anche qua si apre adesso una fase di verifica di proponenti e di interessi che ci possono essere da questo punto di vista. L'altro giorno nella riunione con il Comune vengono fuori anche idee per certi versi originali, ma sarebbero molto utili, quello che nel processo di dismissione delle ferrovie del parco non si andasse al completo smantellamento di tutta la rete dei binari, ma ce ne potesse rimanere uno come elemento di collegamento tra le attività e le funzioni, quindi i frequentatori del parco con il centro cittadino. E mi pare che anche la questione che quando poi tu sei andato via, Presidente, ho continuato la riunione con le stazioni del commercio,
pare che loro puntino molto a quest'idea che lì ci siano attività commerciali non concorrenziali alla rete, ma soprattutto ci sono attività commerciali che possono essere integrate con il centro città e col centro storico di Ventimiglia, come elemento che fa da richiamo e da catalizzatore di interessi, che non è completamente separato. È chiaro, dico a tutti, così ci capiamo, che però l'attore fondamentale si chiama FS. Sì, società di FS. Società reale. Poi noi possiamo... Il mandato di trattare anche le aree del bagno, continuo. L'abbiamo fatto col comune, con l'attore di programma di destinazione d'uso, dopodiché non siamo noi a scegliere se ci va a tizio o taglio, se sappiamo. Va bene, dunque, vediamo un attimo la questione invece contro dei conti, eccetera. Hanno scritto che è l'8. Sì. È arrivata la lettera. Quindi tutta la nostra tempistica, che sarà molto stretta, va messa in fila, no? Nel senso che noi abbiamo pronunciamento, motivazioni che arriveranno con pronunciamento. Motivazioni che poi abbiamo. Poi abbiamo, diciamo, consultivo in funzione, se vogliamo, quello che dicono, perché poi hanno anche chiarito che c'è una stanza lì. E poi abbiamo assestamento dopo, che si intercerà con il preventivo 15, no? Sì. Quindi è chiaro che si va in... Ora, io volevo condividere con voi un orientamento politico che andrò di farlo nel bilancio 15. No, qualche arriverà per fare delle... Però non è che si anni qui si vuole non lo fa, insomma, non c'è. A parte che ormai sono bilanci sempre più costretti, c'è un quasi obbligato, no? Sostanzialmente non sta male di questo, insomma, quindi l'otto pronunciamento, credo quasi subito, se non subito anche la... c'è la sentenza, no? Poi la motivazione, che poi potrebbe anche essere di una possibilità, come si dice. È possibile immaginare, noi a ottobre andiamo ad una seconda commissione, poi giuntano Andre per la fine. Invece l'assestamento cosa andrebbe? Novembre, se può. L'assestamento andiamo lo stesso giorno del consultivo. Noi sono di più dobbiamo. Tranne le quote che abbiamo messo, quindi faremo ottobre, diciamo, consultivo assestamento ottobre e novembre bilancio 15 in giunta, dicembre bilancio 15 in consiglio. Poi sono 40 giorni, 45 giorni. L'abbiamo sempre fatto a novembre, dopo novembre. Di solito lo facciamo così lì perché sono 40 giorni, non 45. Erano 45, poi il consiglio si è sempre come era posizionato la settimana rispetto a Natale, insomma. No? Quindi se andiamo al 7 o 8 si va verso il 18. Non so se Natale sia martedì. No, invece l'altra cosa che appunto voglio condividere con voi è un orientamento favorevole, ci sono le soluzioni finanziarie, ma credo che sia tutte più delle operazioni derivate anche la seconda parte, nel senso che è difficile, è una cosa soprattutto difficile, nel senso che si fa se, no? Se ma sarebbe molto importante politicamente finire il mandato avendo estirpato questa pratica, poi a noi non ha procurato guai, però diciamo è figlia comunque di un altro tempo, no? Se ce la facciamo può essere entro l'anno, sì. Va bene, abbiamo da aggiungere cose, ma niente, aspettiamo e cerchiamo di chiudere i derivati entro l'anno, quelli che abbiamo già chiuso, quelli con Nomura. Abbiamo l'8 pronunciamento d'accordo, la base del pronunciamento
decideremo un giorno, 8 giorni alla settimana, il 10 faremo una giunta abbastanza importante, quindi discuteremo poi direttamente politico, dopodiché bisogna fare gli atti di giunta, poi il confuso assestamento di poi a novembre si va con il preventivo, normale in consultazione, eccetera, 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 poi commissione, commissioni e poi consiglio. Se siamo d'accordo lo facciamo quest'anno, io penso che sia obbligatorio, se no poi non è che ce la fai a fare per piacere. Anche perché se lo fai adesso lo fai a luglio, a settembre. Il voto regionale non si sa nulla, no? Penso che sia molto importante questo obiettivo di fare il bilancio, però poi rischiano di rimanere tanti mesi. Sì, a 12esimi, poi portare l'ufficio con un bilancio che già è scritto. Come metodo io però volevo proporre a. Dicono che con la Moritz al posto di Murge è aumentato l'audience della giunta in streaming. Perché sono quasi. Arriva la notizia seria, ho sentito. Dai. No, dicevo con Pippo, se potevamo, come dire, evitarci un po' di lavoro inutile nell'impostazione di questo bilancio, perché sinceramente seguire il metodo che ognuno di noi vede tutte le esigenze con gli uffici, con i settori, e poi facciamo gli incontri, poi le cose non quadrano, poi facciamo un altro incontro, tanto vuol dire le risorse sono quelle che sono, il bilancio ha l'idea di quelle che sono, voglio dire, anche le spese obbligatorie, gli impegni comunque assunti già con atti. Probabilmente avrebbe più senso lavorare su uno schema fatto dal bilancio e partire da lì. Io non so, lo dico solo perché abbiamo tutti tante cose da fare, da concludere, da chiudere. Evitare certi rituali sarebbe, secondo me, un risparmio di tempo. Diciamo che la cosa potrebbe essere anche semplificata dal fatto che non sa chi gestiamo la parte. No, una battuta. Hai ragione, essendo sempre più stretto. Cioè. Questo è anche un bilancio un po' diverso dagli altri, perché si introduce il 118, l'abbiamo già chiesto. La monetizzazione. Potrebbe essere anche un utile se vengono a prendersi questi reali. Avere 3-4. Noi che non siamo esperti, cosa vuol dire? Vai, no. Pensavamo in realtà con l'assessore di rubare mezz'ora, dedicare mezz'ora di una giunta a fare un minimo di flash con tutti i direttori. Facciamolo prima che si può, la prossima. Sì, non stiamo a perdere tempo tu che facciamo le cose in funzione di. Sì, perché il cambiamento diciamo principale, abbiamo già mandato le lettere a tutti i direttori generali e dirigenti dicendo che appunto ci sono queste modifiche dovute al 118. Le cose principali sono relative al fatto che comunque il bilancio pluriennale sarà autorizzatorio, per cui diciamo che la cosa poi che stiamo portando avanti, ma che diventa obbligatoria da quest'anno, è il riaccertamento degli attivi passivi. E poi quello diciamo, che facciamo periodicamente adesso si deve fare proprio normalmente. Bisogna farlo per in funzione della anche definizione dell'eventuale disavanzo tecnico, se ci fossero delle poste di residui attivi che non possiamo confermare. E poi il fatto del principio della competenza potenziata, per cui nell'anno si impegna solo quello che si può liquidare, per cui questi sono i tre temi. Diventa un bilancio molto più magro. Diventa un bilancio più magro e con anche dei meccanismi diversi, si avvicina molto di più a un bilancio di cassa, per cui si arriverà a dover gestire, perché poi c'è anche, si intreccia questo con il principio del pareggio che si può. Per questo che nessuno si prende a rivelare, perché non sa più. Non sa più. Scusa, la delibera 19 mi danno gli uffici, noi faremo delle modifiche. Io non so cosa sia. La modifica è quella dei servizi per il centro per l'impiego di Genova e Savona. È provata oggi. Adesso, la 19. Io chiederei di
come dire, assumere queste modifiche che poi saranno verificate dal bilancio. Si può fare il 26 la settimana prossima? No, la mettiamo, sono le proroghe dei centri per l'impiego del programma. Perché cioè, è diverso, la modifichiamo. No, no, non... Vabbè, è d'accordo anche Enrico, ma è preciso. Noi non essere d'accordo, io usiamo non ti ha mandato nessun messaggio. No. Allora, noi con questa delibera utilizzavamo il 7-13 per prorogare i CPI al 31 di dicembre. Viste le chiari di luna della provincia, abbiamo fatto tutte le verifiche, noi possiamo usare il 7-13 fino a marzo. Allora, io dicevo, la proviamo con questa modifica, il bilancio fa le verifiche, la possiamo anche pubblicare per ultimo. Se poi ci sono dei problemi o ci fermiamo, la proviamo così com'è, ma oggi la Berrettieri dice che è tutto a posto e a quel punto sarà l'impegno di due. Allora, in Italia è arrivato in anticipo, l'azienda è arrivata giusta, facciamo servire l'azienda, chiediamo al Tavio di aspettare un attimo. Chiedo io a Claudio, pomeriggio lo chiamo per mattina. Vedi un po', fammi sapere. Sì. Al posto del tuo covalligiato montano. Allora, assessore Rossi, adesso basta. Io basta perché è arrivato il mio ex presidente. Perché giocavi... Ho giocato qualche mese a volte. Qualche mese. Sei durato poco. Allora, oggi si presenta un'azienda del settore commerciale, che è Sogecos, che poi ha numerosi altri marchi, ha oltre 2.000 dipendenti, quindi un gruppo grosso, non so quanti siano Liguria, ma tanti, se ne penso, hanno 65. Credo che sia importante ascoltarli 10-15 minuti, poi facciamo un brindisi volontario che ha lasciato la direzione della LIPS e poi abbiamo i componenti stanti. Questa parte di tutto si fa ancora in streaming. E poi si fa la conferenza stampa con i giornalisti. Credo che sia importante scrivere all'azienda, ma darci un po' l'idea anche di come va il mercato, perché è stato un termometro molto importante della crisi, credo più importante di tutto. Sì, io vi ringrazio dell'opportunità e spero che sia di utilità reciproca. In 10 minuti, 15 minuti è difficile, quindi ho tagliato la storia, 100 anni di storia, quindi andiamo sulla sostanza del presente. Un piccolo diciamo, estratto che poi vi consegneremo di presentazione dell'azienda, di numeri e del settore. Noi operiamo in un settore molto grande, come sapete, il più grande di tutti. La prima azienda del settore, Walmart, fa 448 miliardi di dollari, cioè, stiamo parlando più della maggior parte degli Stati, ed è la seconda del mondo dopo Exxon, dopo la Petrolina. Quindi operiamo in un mercato grandissimo che in Italia vale 70 miliardi. Il consorzio dello scorso è 700 milioni scarsi, quindi rappresenta 1% del totalità. Siamo una classica family company, quelle che Bruno Visentin, se ti ricordi, in un articolo di 30 anni fa, caldeggiava come futuro per l'Italia contro in una dialettica anche interessante, le public company, no? Che sono mirate assolutamente obiettivi ai quota trimestrali in borsa, al profitto, che sono ovviamente obiettivi anche delle aziende private familiari, ma che hanno anche, si portano dietro, lo vedremo dopo in questa presentazione, altri valori, che sono valori ovviamente di cultura dell'impresa, di attaccamento alle tradizioni e di territorio, fondamentalmente questo. Sogeo, lo dicevo, un'azienda che è tra le prime 10 private italiane, e questo me l'ha detto qualcuno recentemente, non lo sapevo, la 40ª non quotata totale di tutti i settori in Italia.
penso me l'ha detto un sindaco, quindi è stato di mezzo. Siamo un'azienda familiare, quindi una family company, ma totalmente managerializzata da più di 15-18 anni. Abbiamo 11 dirigenti, 33 quadri, 160 primi livelli. Vi abbiamo fornito un piccolo organigramma, che penso di passare via veloce. E parliamo invece un po' del settore in cui operiamo. Operiamo un settore che tipicamente si chiama grande distribuzione. In realtà più correttamente sarebbe da dire distribuzione moderna. Distribuzione moderna che è sostanzialmente modalità inventata negli Stati Uniti 60-70 anni fa di vendita in reti di punti vendita in modo quindi organizzato in territori diversi con centralizzazioni tra logistica e una serie di servizi di beni di largo consumo. Noi operiamo nel largo consumo food, non trattiamo quasi per nulla non food e siamo degli specialisti di freschissimo. Quindi, come nostra caratteristica, mission, diciamo, vocazione, siamo proprio degli specialisti di pesce, carni, ortofrutta, salumi formati. Solito sono un'azienda multicanale, quindi non so quanto gli assessori siano in grado di entrare nei tecnicismi di questa cosa qua. Sostanzialmente le aziende si dividono al nostro settore in monocanale e multicanale. Sostanzialmente chi fa un solo mestiere, solo i supermercati, solo i discount, solo i cash and carry, chi fa invece più mestieri. Solito sono un'azienda di questi, quindi abbiamo più canali di vendita. Ma diciamo che in Liguria siamo abbastanza in Genova, siamo abbastanza noti con i nostri marchi. Diciamo che il marchio Basco, che è il marchio più importante della nostra azienda, è storicamente presente da 25 anni, second leader in Liguria, impiazzato in alcune province di Torino e di Piacenza. Il nostro marchio discount Ecom è leader in Liguria, quindi siamo con una quota di mercato più alta di Spin, Lidl, questo forse meno conosciuto, quindi mi sembra un'informazione molto interessante da dare. Siamo operatori storici, quindi l'azienda nasce così in realtà dal 1970 nel canale ingrosso cash and carry, che è una forma moderna allora nel 70 ma ancora attiva della distribuzione all'ingrosso, principalmente mirata a bar, ristoranti e attività di ristorazione collettiva. In questo settore operiamo invece su un territorio più grande, in Emilia, in Toscana, oltre che in Puglia e in Piemonte, e siamo un quarto operatore nazionale. 16 cash and carry, avrei fatto 700 che facciamo. Cosa possiamo dire di magari interessante? Sì, geograficamente siamo presenti in quasi 24 province, più o meno sporadicamente, direttamente o indirettamente, il 65-67% del nostro fatturato viene sviluppato in Liguria. Conseguentemente dipendenti. In più, ovviamente il fattore che io ritengo estremamente importante per degli amministratori è che i nostri headquarters, cioè i quartieri generali, il cervello dell'azienda è a Genova. E questo è importante perché al di là del full time equivalent, perché noi usiamo queste terminologie molto tecniche, no? Che sono più di 220 full time equivalent, quindi part time in tempi determinati, indeterminati, in più. Poi l'indotto legato, quindi il magazzino dei deperibili che abbiamo, diciamo, i nostri magazzini principali, i nostri magazzini di Genova, quindi abbiamo già su Genova un po' importante in quantità di addetti e in qualità di addetti, che credo che sia anche questo una cosa importante. Infatti siamo collegati con varie facoltà, con delle relazioni abbastanza intense che ci scambiamo o vengono da noi per tesi, stagisti, sia come ingegneria che come economico, abbiamo rapporti abbastanza intensi. Prima di tralascerei, perché l'ho accennati prima, invece forse vale la pena di soffermarsi su una caratteristica di questa azienda, forse più che di altre aziende, e che però un pochettino è anche una caratteristica, come dicevo prima, delle aziende familiari, delle family company. Beh, sicuramente c'è, come dire, un forte attaccamento, no? Radicamento alla bandiera, all'azienda. E Sogeros, non a caso, negli ultimi 15 anni, ha lasciato in azienda il 90% degli utili. Quindi l'azienda è estremamente patrimonializzata e forte dal punto di vista finanziario perché gli azionisti hanno rinunciato.
fatto percepire i dividendi. Discorso semplice, però direi abbastanza forte, cioè di fronte a questi tempi di crisi, prima della crisi del sistema bancario e poi della crisi dei consumi, trovarsi in questa situazione è diverso che trovarsi in un'altra situazione. Stare sulle nazionaliste che hanno avuto fiducia e quindi ci troviamo ad affrontare un momento molto difficile, perché gli ultimi 5-6 anni sono stati per il settore pesanti e gli ultimi 2 pesanti. Il settore dopo 40 anni, 50 anni di crisi. Gli ultimi 2 peggiori. Peggiori, assoluto. 13-14. Pesanti, veramente pesanti. Noi abbiamo messo nel 2013 il primo segno meno sul fatturato dopo dalla nostra storia, meno 0,5%, e abbiamo messo nel 2013, sì, e abbiamo faticosamente superato il pareggio come redditività in una storia di ultimi costanti, non crescita di costanti. Quindi la mia presentazione poi invece andrà un po' più sul settore. Credo che sia interessante sapere un po' il futuro, la nostra progettualità, dire, di fronte a queste difficoltà non ci sono mille soluzioni, ce ne sono solo 2. O si esce o si alza la posta. È un settore di grandi numeri, no? È un settore che non consente diciamo, il rallentamento, la vendita di posizione, la gestione. La sua struttura di costi, no, è talmente alta, non fosse altro l'invecchiamento della popolazione aziendale, no? Che quindi porta a un aumento del costo a parità di addetti, no? Forse, per fare un esempio, l'anzianità di servizio e tutta una serie di cose che noi subiamo come tante altre imprese del sistema paese, no? Quindi costi energetici, non voglio adesso addentrarmi, fanno sì che se non si cresce come quote di mercato, come fatturato, si ha veramente situazioni pesanti. Noi quindi abbiamo ragionato su questo, abbiamo visto le opportunità che ci sono nel mercato, abbiamo visto le aree di forza, le aree di debolezza dell'azienda, abbiamo fatto un piano e su questo siamo impegnatissimi nei prossimi 4 anni. Quinquennale, come si diceva una volta. Abbiamo messo investimenti per più di 100 milioni di euro, che sono investimenti che vengono ovviamente dalle risorse. L'ho scritto proprio perché questo forse aiuta a capire. Sicuramente la parte principale nello sviluppo della rete, quindi nuove strutture o acquisizioni di punti vendita. Siamo freschi in acquisizione di 2 punti vendita a Villa Torino, per fare un esempio concreto, no? Qua di chiave non la prendereste, no? No, è assolutamente in una situazione giuridica imprendibile. Hanno ragione, ma è una situazione proprio giuridicamente ingestibile. Spiegacelo un po'. È una situazione giuridica complessa, quando hanno fatto la divisione venduta alla Standa del non food, del non food OVS Coin, no, del non food OVS Coin dell'alimentare Villa, si sono trovati in delle situazioni concomitanti sui punti di vista come il 20 settembre, per fare un esempio, Chiavari e altre, no? Cosa hanno fatto? Hanno incrociato in certi casi una proprietà di licenza di uno e un affitto d'azienda di un altro. Una situazione abbastanza complessa, però questo in sé non sarebbe stato grave, ma hanno una prelazione complicatissima giuridicamente, per cui noi, quando abbiamo analizzato con i nostri avvocati la cosa, abbiamo dovuto lasciarla perdere, ma abbiamo anche preso in considerazione questo tema. Cioè, devo essere sincero. Abbiamo avuto una live, non c'è arrivato. Penso che abbiano delle giuste motivazioni di preoccupazione. Mentre tutti gli altri, tutto sommato, sono stati venduti punti vendita, quindi assorbiti completamente integralmente. Lì non si riesce. Quindi posso permettere, diciamo che noi avremmo anche acquisito quel punto vendita nel pacchetto dei 9 punti vendita di Lidia, tant'è vero che abbiamo fatto un'offerta gran lunga superiore a chi ha acquistato poi che è Carrefour, perché Carrefour ha acquistato un pacchetto di altri 56 punti vendita in Lombardia, cosa che noi siamo stati tenuti fuori. Noi abbiamo partecipato al pacchetto Ligure e avevamo messo, pur consapevoli di questa situazione, nel pacchetto anche il punto. Oggi ci hanno offerto soltanto Chiavari di Ligure. Ma messo in un pacchetto più grosso per Carrefour. Vedevo un po' tu. 25 persone.
Vi dicevo, perché gli investimenti, oltre ad essere principalmente su sviluppo rete, acquisizioni, nuovi immobili, è però anche più articolato sulla logistica, sui sistemi informativi e soprattutto su un'area anche di formazione know-how su cui stiamo facendo progetti importanti in questo momento molto verticale su un pezzo dell'azienda che è il middle management, la fascia sotto i dirigenti, quindi è un progetto in corso da un anno e mezzo molto, molto diciamo intenso di informazione, formazione, empowerment. Direi che parlateci un po' della logistica. La logistica è un punto cruciale del nostro mestiere, no? Dire, essendo noi un'azienda multiregionale, chiaro che siamo un po' più complicati di altri, no? Perché se avessimo una regione sola o una provincia sola, insomma, altri miei colleghi, sarebbe abbastanza semplice. Noi abbiamo sia la problematica multigeografica sia la problematica multicanale, quindi è molto complessa. Per darvi un'idea, in questo momento le nostre piattaforme sono 4.5, direi, 4.5 perché abbiamo un transit point su Firenze per solo qualche nociologia. Vuol dire, le altre 4? Il principale qui a Genova, con il Bolzaneto, due piattaforme sono in provincia di Alessandria, Tortona e Serra Valle Scrivia, e una che però è condivisa, perché noi abbiamo anche fatto un'operazione molto anomala nel nostro mestiere, abbiamo fatto una joint venture con altre tre società, family company come noi del nord Italia, abbiamo creato un'unica società che si occupa invece di acquisti di prodotti non reperibili, scatolami, con cui insomma del primo. Quindi è abbastanza complessa e articolata. Sì, una piccolina Firenze, una Genova, due, non ci devo anche una. Quindi abbastanza articolata e noi siamo in continuo ovviamente mappato prima. Sì, che è chiaro, però in continuo movimento e riflessione, perché cambiano nel nostro settore, cambiano sia le opportunità di sviluppo, quindi è chiaro che se c'è stata poca possibilità di sviluppo in Liguria e tanta possibilità di sviluppo in Piemonte e in Emilia, tu hai fatto anche le valutazioni logistiche coerenti a questo, ma poi non solo, cambiano ovviamente in più anni, non in un anno, il rapporto tra costo del lavoro e costo del trasporto, tra costo degli affitti immobiliari, costo... e quindi tu cambi continuamente la tua pianificazione. Forse sono aziende di bassa margine, no? No, l'ho scritto, infatti, il settore lavora tipicamente con l'1-2%. La dice tutto, no? Cioè, quindi se lavori sbagli lo 0,20, lo 0,30 in logistica, sei così su tutte le voci, energia, elettrica, costo di personale. Questo è un po', diciamo, in sintesi, direi. Quindi sono fatturato di 680. Sì, 683 milioni di euro. Negli anni che va bene, l'utile è 10 milioni. Negli anni che vanno bene. Negli anni. Sì. Onestamente, gli anni sono, sono un po' dimenticati, ecco, devo dire. Niente, quindi, questo è il futuro di Solvedos che si impegna per i prossimi 4 anni, c'è cioè proprio un piano strategico che poi va bene. Dato in consiglio di amministrazione da 2 mesi, ma di fatto è così, voglio dire, quindi per affrontare in modo diciamo solido e importante all'attacco e non in difesa un mercato assolutamente declinante. Declinante ormai a due livelli: prima era declinante negli anni precedenti, quello che noi chiamiamo tecnicamente a rete omogenea, cioè fatti 5.000 i punti vendita in Italia vendevano meno. Ma con quei 500 nuovi e 300 nuovi si vendeva il settore un pochettino di più. A scapito di altri settori. A scapito di altri settori, tradizionale o altro. Adesso anche quei punti vendita nuovi vende meno di prima. Quindi vuol dire che il settore è veramente in difficoltà, in crisi, quindi con pressione proprio della rendita. Questa cosa 80 euro non ha avuto nessun impatto. No, in breve no. Secondo me qualcosa farà invece, ma in breve no. Ecco, questo è un fattore forse che il nostro interscambio può essere interessante. La nostra percezione è che il cliente, la cittadina, il consumatore, ha fondamentalmente diciamo, due convinzioni. Uno, che le cose andranno peggio, bisogna risparmiare e fare meno consumi. L'altro, comunque, dove posso risparmiare, perché c'è competizione, risparmio, e dove non posso risparmiare, subisco, no? Orti, no? Voglio dire così, il nostro settore dove ovviamente c'è grande competizione e si può risparmiare. Una quota importante della popolazione non rinuncia ad alcune cose che ha dato per acquisito ormai il nostro stile di vita. E cioè tutto quello che sapete, il mondo pay TV, il mondo del cellulare, della telefonia, non rinuncia più. Quello lo dà come un basic, cioè è un basic.
non rinuncio. Quindi, piuttosto di rinunciare i 100-150 euro, 200 che spendo su quello, piuttosto tiro la cinghia nel mangiare, nell'abbigliamento, non compro l'auto. E vedete da tutti. Una domanda, il piano strategico 5 anni, cosa possono fare le istituzioni per rallentarlo? Per rallentarlo? È una bella domanda, infatti avevo finito il mio documento con una piccola provocazione, ma che non è per la soglia, lo è per tutte le imprese italiane. 30 secondi sullo Stato, 30 secondi, guarda. La situazione con lo Stato è drammatica, sotto tutti i punti di vista, cioè quello fiscale e quello folle. Non stiamo parlando proprio di follia, non stiamo parlando di vessazioni, non stiamo parlando di carico fiscale, che ancora oggi alla radio sentivo 64,5% il carico fiscale in Italia, continuando a dire 52%. Cioè, a parte quello, no? Dicevo, ma questa è una follia, no? Cioè, cambiano sempre. Sì, non hanno più nessun rispetto del giuridico, cioè c'è tutto, è tutto una follia che... E poi tante altre cose, la lentezza ovviamente. Situazioni incredibili, fai una piano strategico, fai un contenzioso, fai una valutazione, 9 anni dopo ti dicono qualcosa, cioè, non funziona così. Per quello che riguarda gli enti locali, a cui siamo ovviamente più vicini, ci impattano anche direttamente, quindi come la provincia di Lione, per quanto la provincia ha dei contatti un po' strani, no? Sì. Io credo che si potrebbe fare meglio. Oggettivamente si potrebbe fare meglio in tantissime iniziative che vediamo, cioè una lentezza, un rimbalzo di decisione, no? Vabbè, però lasciare la parola al signor Mantero, che lo conosce meglio, di me, per sua sfortuna, per mia fortuna, questa parte qua, quindi se vuoi dire qualcosa su questo. Ma io direi che la panoramica che hai fatto direi che è molto ampia, ha fatto capire anche in sintesi un po' le problematiche che viviamo tutti i giorni. Noi abbiamo in questo momento una ventina di cantieri possibili in Liguria e non riusciamo a decollare. Il più datato supera i 24 anni. Quindi avere comprato dei terreni per costruire 24 anni fa e non essere ancora oggi riusciti a portare a casa un permesso di costruire sembra una follia, ma una follia ancora superiore è quella di aver portato a casa invece il permesso di costruire per alcuni progetti e poi nel momento in cui vai a cantierare non riesci a decollare perché ahimè nascono problemi derivati da situazioni particolari dove o le amministrazioni locali o per problemi diversi ti bloccano il cantiere, ti bloccano ancora l'inizio del cantiere e devi rifare tutto un iter che sembra veramente assurdo. Addirittura in alcuni cantieri viene modificato anche la tempistica di lavori pubblici già appaltati dove fanno parte del progetto commerciale e quindi bloccano l'iniziativa anche del privato. Ecco, queste sono cose che a mio modo di vedere non solo non aiutano gli imprenditori, ma creano una demotivazione dove andrebbe sicuramente discussa, non certamente in questa sede, ma in sede più ristrette, per capirne se ancora comportarsi bene a livello di imprenditori paga ancora, o se invece viaggiare, come ormai tutti stanno viaggiando, con l'avvocato a fianco per ogni documento che è anche abbastanza banale per capirne le logiche poi legali. Ecco, questo è uno dei temi che noi riscontriamo soprattutto in una politica che abbiamo dichiarato ormai da 6 anni, che è la riqualificazione dei nostri punti vendita, cioè trasferire i nostri punti vendita da dove sono, ampliarli e creare una proposta commerciale che sia più idonea ai tempi, perché 10 anni fa, voglio dire, la distribuzione non era certamente la distribuzione che necessita oggi il consumatore, l'abbiamo detto prima. Quindi il parcheggio che viene dato come una parte strutturale e quindi anche urbanistica necessaria per i centri commerciali o per i supermercati, ahimè in alcuni casi ci siamo trovati con il problema inverso e quindi difficile da poter gestire queste situazioni. Io vi potrei fare un elenco da Romito che parte da Sarzana, quindi da Romito
a Lavagna, a San Salvatore, a Nervi, via Piacenza, ad Avegno, a Cornigliano, a Diano, a Volga, a Imperia, se volete vado avanti, cioè, noi abbiamo veramente anche degli affitti da pagare, continuiamo a pagare degli affitti. Meno piattaforme, cioè quanti luoghi di lavoro? Beh, noi tra discount, proprietà, cash and carry, Vasco e affiliati ne avremo 115-120. Quindi parliamo di un numero che vale 10% di quella vendita. Forse di più, sì, comunque. Forse di più. Direi che l'80% di quello che parlo di anche trasferimenti, e quindi non unità nuove commerciali, ma di strutture che sono obsolete e che non hanno i requisiti richiesti dalla normativa, sia quella regionale, sia quella anche comunale. Quindi una riqualificazione comporterebbe che cosa? Sicuramente una performance migliore, un abbassamento, cosa che interessa molto i clienti, anche dei prezzi, perché la logistica sicuramente impatta in maniera, logistica interna del punto vendita in maniera determinante anche sul conto economico e quindi sul costo del personale, e che tutto va a finire poi sul prezzo al pubblico. Quindi è un elemento che l'abbiamo fatto presente anche a vari amministratori, ma o per incapacità, e qui lo dico tranquillamente, o perché non interessati, o perché non responsabili, o perché non si vogliono assumere la responsabilità, viene tutto depistato. Questa è una grave situazione che è chiaro che è più generalizzato il mio discorso, che non va ad impattare solo sulla nostra insegna, ma anche su altre insegne. Teniamo presente che tutto ciò che oggi è fattibile, direi che è quasi pari allo zero, quindi l'azienda è bloccata, le aziende sono bloccate. Non dimentichiamoci un ulteriore problema, che è quello dei dirigenti di alcuni naturalmente enti, dove non si assumono responsabilità perché hanno anche paura, e quindi è meglio non assumersi responsabilità e quindi depistare e rinviare. Tutto questo viene pagato a caro prezzo dalle imprese. Non torno a dire le problematiche che abbiamo già detto prima. Una cosa che aggiungo sulla logistica, perché la domanda della logistica e anche le risposte degli ingegneri sono state chiare, ma probabilmente manca un pezzo, lo dico io. Noi in passato abbiamo presentato un progetto anche dell'ampliamento di Bolzaneto. Diciamo che l'iter è stato molto lungo, tanto lungo da far arrivare l'azienda a pensare cose anche diverse. E cose diverse significa, ahimè, andare oltre l'Appennino. Lo dico perché per correttezza va detto, perché altrimenti tra sei mesi o un mese uno dice: ma cazzo, non l'avete detto, scusate la mia espressione, ma sono abbastanza incazzato, quindi uso anche questo termine. Per un genovese arrivare a decidere, visto che ha la testa a Genova e tutto l'ufficio, e quindi parlo come manager e non come imprenditore, dove ha tutti i colleghi, dove ha tutto uno staff di uomini a 10 minuti da casa, pensare un domani di andare a Tortona, credo che non sia solo una sconfitta aziendale e una sconfitta naturalmente per questo il manager che abbiamo fatto, leggi contro leggi, ma sarebbe una sconfitta credo per la regione Liguria. Ma che stato è? Invece su questa iniziativa c'è stato un grosso intervento del primo luogo degli uffici, che comunque con tutti gli sforzi ha avuto un iter lunghissimo. Legislativo ovviamente no, sì, non solo per tutti, sì, certo, ha avuto un'iter lunghissimo. È chiaro, ripeto, che le condizioni del mercato, le condizioni della distribuzione della rete, le condizioni della... tecnicamente oggi potremmo farlo. No, ma infatti questo è uno dei casi positivi pur nella sua lunghezza. Ha avuto i tempi che... adesso non so se c'è più, se c'è ancora attuale. Esatto, sto valutando. L'evoluzione, l'evoluzione del passaggio oggi implica dei ragionamenti più complessivi e quindi più ampi. Metrature.
voi sapete se possiamo dare una mano alla crescita sul territorio della realtà. Dicevi tu che la sesta poi, in Liguria. Poi mentre diciamo gli investimenti in rete sono investimenti poi perché è chiaro che ormai il commercio per il settore c'è, quindi per trovare come deve far funzionare, perché poi per l'impiego di la chiave sono 25 milioni. Ma mentre lì questa viene in un processo diciamo di assetto del sistema, in cui c'è chi perde il guadagno, la logistica è perdita secca, qua ti serve per competere con altre regioni, ecco, non con in altri segmenti del tuo settore produttivo. Io faccio anche un ragionamento più complessivo, quando a volte si parla che la Liguria a volte sta troppo attenta ai brand che ci sono e ostacola altri, e non è nei fatti così. Però comunque è anche un dovere delle istituzioni, secondo me, stare più attenti ai brand che in Liguria tengono anche la testa, tengono la logistica, tengono i centri di smistamento, non vengono solo a incassare soldi nel punto vendita, ma hanno dietro tutta la struttura che consenta all'azienda di No, è una realtà. Noi vale per noi, vale per i nostri concorrenti di Coppa Liguria, ma è una realtà. Certo. È un dato di fatto, questo. Il valore aggiunto alla ricchezza al prodotto interno della Liguria, non c'è dubbio. Noi Liguri abbiamo una fortuna del clima, di una regione stupenda, ma abbiamo la sfortuna per il commercio che è una lingua molto sottile e molto lunga. Si fa prima andare dall'altra parte. Il motivo per cui sono anche dall'altra parte è un sacco di piccole aziende. Dai, costano 10. Magari in Piemonte costano. Esatto. 10, molto niente. Va bene, noi ci chiederemo di rappresentare un po' più aziendale anche di là. Adesso siccome è stato trasferito a Roma un ottimo direttore di è venuto a salutarci, facciamo con lui un brindisi. Siamo coinvolti in una conferenza stampa. Addirittura nel brindisi, oggi siete anche fortunati. No. Non ho capito esattamente il contrario, quindi questo è un colpo di fortuna. Ma chiedo paterni di una zia. Hai perso una zia. Grazie.